Ciao a tutti ragazzi e bentornati nella taverna di We Have Seen. In questo video ragazzi affrontiamo, e siamo molto eccitati nel farlo, un riassunto dedicato alla serie TV Westworld. Assolutamente sì, perché sta arrivando ormai a brevissimo la terza stagione. Come sappiamo Westworld è una serie intricatissima, quindi insieme avremo il compito di recuperare tutte quante le informazioni. Cercheremo di sgrovigliare tutti i dubbi che possono esserci rimasti, poi soprattutto ragazzi sono passati un parecchio tempo dall'uscita della seconda stagione, quindi cercheremo di farvi riaffiorare un po' alla mente i punti importanti, i momenti salienti se vogliamo delle prime due stagioni, e appunto cerchiamo di arrivare pronti, caldi e carichi alla visione della terza stagione. Sì, un riassunto che serve a noi e a voi, a tutti quanti, per appunto arrivare freschi, freschissimi alla terza stagione. Io direi di lasciare la parola a Benji e cominciare subito con questo riassuntone. Visto che la trama di questa serie TV è alquanto incasinata, ci è sembrata un'ottima idea di riordinare cronologicamente tutti gli avvenimenti che secondo noi sono più importanti e quelli che ci faranno arrivare finalmente alla terza stagione in uscita al 16 di marzo su Sky Atlantic. Partiamo immediatamente con il punto focale di tutta la storia. Andiamo indietro di 37 anni e incontriamo i nostri due pazzi, Robert Ford, interpretato ovviamente dal maestoso Anthony Hopkins, come tutti sappiamo, probabilmente anche un po' cardine che ha fatto sì che Westworld diventasse, prendesse il peso che effettivamente poi ha questa serie TV sul pubblico, e Arnold Weber, che è un compagno di avventura a questo punto del nostro Ford, decidono di creare Westworld e appunto iniziano i lavori di programmazione sui residenti. L'avvenimento subito dopo, importantissimo, che segnerà ovviamente uno dei nostri personaggi più importanti, cioè Arnold, è la perdita del figlio di Arnold in tenera età. Segnerà negativamente oltretutto questo personaggio, che inizierà probabilmente ad intenerirsi un pochettino, soprattutto nei confronti dei residenti che lui stesso sta cercando di costruire, ovviamente. Quindi con Dolores, che come sappiamo è la nostra residente più vecchia, ha un rapporto ancora più particolare, e inizieranno i test del labirinto, quello che poi affronteremo per tutta la prima stagione. Labirinto che, come sappiamo, dopo la fine della prima stagione coinvolgerà i nostri residenti in una maniera più particolare, perché andrà ad abbracciare, diciamo, il lato più umano, se vogliamo, di questi robot. Infatti è uno sviluppo molto interessante sui residenti, sui robot, perché è davvero il tassello mancante che li rende più umani, e il motivo per cui oltretutto Arnold incomincia a porsi domande e problemi sul fatto che questi residenti non possono essere bistrattati per tutta la loro povera vita e poi abbandonati in un cassetto. Infatti incominceranno una serie di problematiche anche tra i due, perché infatti Arnold cercherà poi di spiegare questo suo punto di vista al nostro Ford, che purtroppo, ahimè, allora non era una roba che poteva rientrare nella testa del nostro Ford, che quindi non accetterà mai questi consigli. Arnold si muoverà di conseguenza, cercherà di far sì che questo progetto sul nascere oltretutto muoia definitivamente, senza alcun tipo di dubbio, perché appunto c'è stato questo passaggio che segna la vita di Arnold. Organizza insieme a Dolores un suicidio, in poche parole, perché era l'unico metodo che il nostro Arnold ha pensato che potesse veramente andare a fare leva su i finanziatori del parco di Westworld, e due, anche su Ford stesso. Sperava forse che sarebbe andato un po' così. In realtà poi la morte di Arnold avviene, perché Dolores appunto gli spara. Stupirà molto questo fatto, perché in teoria la programmazione dei nostri residenti non poteva assolutamente permettere che fosse fatto alcun tipo di male nei confronti degli ospiti umani. Ma questo avvenimento, questo suicidio che Arnold organizza, serve appunto a dimostrare a Ford, fargli capire che
questi residenti non sono semplici robot, ma potrebbero valere molto, ma molto di più. Ma questa cosa per il nostro Ford continuerà ad essere una falsità, nel senso che il nostro Ford non è ancora pronto per affrontare questo passaggio e comunque riuscirà ad aprire il parco di Westworld 4 anni dopo. E adesso, in questo momento, avviene l'ingresso di un personaggio importantissimo all'interno della storia di Westworld, che è William. Lo vediamo sotto due forme, una è quando è giovane e in questo momento avviene un incontro importantissimo perché William incontra quella che diventerà poi un giorno sua moglie, cioè Juliet Delos, la figlia di James Delos, che sarà poi l'acquirente che acquisterà appunto tutto il parco di Westworld, nonché, attenzione, grazie al fratello di Juliet, cioè Logan, William riesce a entrare finalmente all'interno del parco di Westworld e all'interno appunto del parco riusciamo finalmente a inquadrare questi due personaggi completamente all'opposto, oltretutto, perché William, abbastanza pacato, tranquillo, convinto delle sue scelte, assolutamente non cattivo, mentre invece Logan, all'opposto, si comporta all'interno di questo parco nella maniera in cui probabilmente descrive meglio la sua persona, cioè si lascia completamente andare a ogni tipo di voglia e idea che gli possa venire, perché all'interno di questo parco la cosa bellissima che attrae soprattutto i clienti è appunto il fatto che puoi fare quello che vuoi. Ma avviene un incontro ancora più importante all'interno del parco che segnerà indescrivibilmente William, cioè incontra finalmente Dolores, che, come vi abbiamo detto, è una delle residenti più anziane del parco. Non incontrerà solo Dolores, ma bensì se ne innamorerà addirittura durante il percorso all'interno. Tutti gli avvenimenti che accadranno all'interno del parco faranno sì che Logan e William entreranno in combutta, fino a quando William non si rende conto, attraverso il reset che viene effettuato sul corpo di Dolores, che tutto questo è una finzione e di conseguenza, essendo lui innamorato e ci credeva veramente in questa cosa, si trova completamente perso, tagliato le gambe. Infatti ci sarà un cambio radicale nella persona di William, che diventerà ufficialmente, per la prima volta, come vi dicevo prima, ci sono due versioni di William, il William giovane e l'uomo in nero, la versione oscura di William. Ma prima di arrivare alla trasformazione effettiva, reale, ci sarà ancora un altro passaggio estremamente importante, cioè William che spodesta Logan agli occhi di suo padre James e, attenzione, ancora più importante, l'opera di convincimento che William farà su James per l'acquisto del parco di Westworld, perché William nel parco di Westworld vede delle potenzialità che vanno oltre il guadagno economico. Infatti scansioneranno tutti gli ospiti che entreranno all'interno del parco, immagazzineranno quindi poi tutto il materiale all'interno della forgia, che è questo mega super gigantesco hard disk dove vengono appunto stoccati, immagazzinati tutti i dati che vengono salvati delle persone all'interno del parco di Westworld. E inoltre, passaggio successivo, quello più probabilmente succoso per il nostro James e anche William stesso, il tentativo del raggiungimento della vita eterna, cioè trasferire la mente dell'essere umano che, per ovvi motivi, col passare del tempo il corpo degrada e si va a morire, all'interno dei residenti, quindi a raggiungere la vita eterna. E in effetti William è proprio un volpone, perché ha visto lungo e grazie a questa sua visione a lungo termine riesce, appunto, come diceva Beggy, a convincere James Delos a comprare tutto e non solo, a finire appunto proprio nelle sue grazie, in modo tale che poi sarà l'erede di tutto quanto e a perseguire i suoi piani per il raggiungimento di questi scopi. Da lì a poco, come il beffardo del destino, James Delos si ammalerà proprio di una malattia che lo porterà in pochissimo tempo a dover dare le dimissioni dal lavoro e a morire. Grazie a questo avvenimento metteranno subito in pratica tutto quello che volevano realizzare, ovvero sia lo scansionamento delle menti e la prova, i primi test di raggiungimento del trasferimento della mente in un corpo di un residente per raggiungere la vita eterna. Questi esperimenti andranno avanti molto per le lunghe, infatti li vedremo poi dopo nei vari flashback, prima con un William giovane e man mano sempre con un William più vecchio, perché avranno fatto talmente tanti tentativi che appunto, oltre al fatto che nel frattempo James Delos sarà già morto,
anche William stesso invecchia, talmente tante prove sono state fatte. Arriveremo poi a capire anche il motivo del perché queste prove non portavano a un successo, ma ci arriviamo verso la fine del nostro riassunto. Prima ci tengo a fare una specie un attimo di parentesi. Come vedete in effetti alle mie spalle c'è un pallino rosso per questo punto, che non corrisponde né a una stagione né a un'altra, perché è un punto che va a comprendere praticamente tutto l'andamento delle due stagioni. Purtroppo, o per fortuna per voi, nel senso, questo riassunto non comprende tutti i punti che sono stati trattati in Westworld, perché uno sarebbe diventato un video di 6 ore e mezza, e due, molti, seppur a loro modo importanti, non erano così strettamente legati al nostro riassunto, nel senso che il nostro obiettivo è cercare di chiarire un attimo le idee nel miglior modo possibile, e uno di questi si lega a un personaggio che è Akichita. Come sapete, perché comunque avete visto la serie, Akichita è questo indiano che verrà poi, indiano pelle rossa, che verrà poi trasformato in quell'indiano cazzuto con il volto bianco e nero, perché poi cambieranno la linea narrativa e lo trasformeranno in questa maniera, che grazie a, in primis Arnold, che aveva lasciato il simbolo del labirinto incustodito, quindi lo troverà, e poi da lì in poi comincerà la sua avventura, nel fornire una possibilità a tutti i residenti di conoscere il labirinto. Il labirinto non è altro che la conoscenza di se stessi, no? Raggiungere il libero arbitrio da parte dei residenti, e quindi l'obiettivo non è così immediato, per quello che dico è una cosa che Akichita farà per tutte le due stagioni, raggiungere l'obiettivo della coscienza di sé, di capire che cosa sono, che effettivamente sono dei robot costruiti da degli esseri umani. Lui lo farà con varie vicissitudini, perdendo più volte la moglie, cercando più volte di recuperarla, eccetera, eccetera, ma queste sue attività e queste sue disgrazie avranno un aspetto positivo, nel senso che grazie a questo riuscirà a coinvolgere tanti residenti e cercare di portarli alla salvezza. Chiusa quindi questa parentesi di Akichita, che rimane una parentesi nel senso che fa tante cose, ma non ci serve in questo momento, o meglio, ci serviva a saperlo, ma lui resta un attimo nel dietro le quinte. Andiamo più sui fatti che servono a noi. Ford, torniamo sul nostro magico Anthony, che cosa fa per avere un aiuto nelle sue macchinazioni? Costruisce Bernard. Bernard ha somiglianza, ha immagine e somiglianza di quello che fu Arnold, il suo socio. Lo fa avvalendosi della tecnologia della culla, che è questo mega server dove all'interno sono contenute tutte le menti, tutte la programmazione di ogni residente del parco, servendosi anche delle memorie di Dolores per creare un Bernard perfetto Arnold, quindi che deve essere più fedele possibile. Ormai nessuno in Delos conosceva l'identità di Arnold, e quindi poteva tranquillamente passare inosservato. Torniamo anche su un altro big personaggio, ovvero il nostro William, aka Uomo in Nero, che, come diceva Beggi all'inizio, dove era ancora in questa fase di passaggio da William a Uomo in Nero, e fino a quando non avverrà la morte della moglie, lui continuerà a mantenere questa doppia facciata di bravo ragazzo all'esterno, che donazioni, con tutti è un bravissimo amico, bla bla bla, però invece nel parco era sempre il bastardone di turno, il mezzo Uomo in Nero. Dopo che Juliet lo lascerà da solo, si trasformerà, lascerà proprio totalmente perdere la parte William e diventerà al 100% l'uomo in nero. Questa cosa succede con un fatto importante: dopo che Ford lascia a William appunto il proprio hard disk, se vogliamo, delle sue imprese nel parco, lui lo nasconderà in casa. Juliet, che già aveva annusato questa cosa, lo trova, e dopo aver scoperto le malefatte del marito non resisterà e lascerà tutto in mano alla figlia, ma anche lì ci arriveremo più avanti lungo il riassunto. Dicevo, dopo appunto questo avvenimento andrà a abitare praticamente quasi a tempo pieno nel parco alla ricerca di un gioco del labirinto, perché William, non capendo veramente cos'è il labirinto, lui a tutti i costi pensava fosse una quest, una sorta di missione che Ford e Arnold avevano messo nel gioco, e quindi cerca a tutti i costi, con mille peripezie, di arrivare alla conclusione e all'uscita di questo labirinto. Si renderà poi conto più avanti che in realtà non era un gioco
costruito apposta per lui, ma che era appunto, come dicevamo prima, il raggiungimento della coscienza di sé da parte dei residenti. In mezzo a tutto questo, ovviamente, Ford continua il suo piano per redimersi, se vogliamo, dopo che non aveva creduto le parole di Arnold, e quindi cerca a tutti i costi di sbloccare i residenti. Come lo fa? Creando due cose. Uno sono i gesti, le ricordanze, vengono chiamate all'interno di Westworld, con cui i residenti possono iniziare a mantenere delle tracce di ogni vita precedente, perché ogni reset portava via tutto e quindi i residenti rimanevano inconsapevoli. Queste ricordanze servono a mantenere dei frammenti che pian pianino manderanno in confusione il cervello. E anche Wyatt, che sarà la versione cattiva di Dolores, con cui ricreerà la stessa modalità di suicidio di Arnold, facendo poi proprio appunto al momento del suo pensionamento costretto un mega evento in cui lui si farà appunto sparare da Dolores e sbloccherà totalmente il codice Wyatt per permettere ai residenti di ferire ogni singolo ospite. Da qui avverrà una mega rivoluzione da parte dei residenti, con grandissimo piacere del nostro William, che non vedeva l'ora di rischiare veramente la pelle. Ormai era totalmente a un livello oltre che gli serviva un po' di verazione. In tutto questo non dobbiamo dimenticarci di citare il discorso che le ricordanze, oltre a sbloccare queste cose, avranno un effetto a catena anche sul, soprattutto come paziente zero, chiamiamolo così, sul padre di Dolores, che non è altro che la figura resa residente di James Delos, del proprietario del parco, in cui all'interno sono custoditi tutti i dati più importanti, che verrà sbloccata appunto dalla ricordanza attivata da Ford dopo che lui troverà casualmente una vecchissima foto di William, di Juliet, nonché sua figlia. Quindi tutto questo, in combinazione con le ricordanze, sbloccherà totalmente Peter Abernathy, dirà una frase importantissima, le gioie violente hanno fine violenta, a Dolores, con cui potrà dare inizio alla tessera del domino, con cui poi tutti i residenti inizieranno a sbloccarsi, perché poi Dolores lo dirà a Maeve farà tutto quello che farà, arriveremo anche a parlare di Maeve. Non è strettamente importante in questo riassunto, perché ha delle vicende secondarie, ma daremo spazio un attimo anche a lei. Nel mentre che succedeva le cose che Oda ci ha appena raccontato, succedeva un qualcosa di altrettanto importante, perché il nostro furbacchione di un Ford, che da buon genio qual è, aveva capito che comunque tutto questo tempo lo avrebbe portato senza vie d'uscita a una pensione anticipata, che i finanziatori del parco di Westworld avrebbero preteso nei confronti di Ford, aveva già iniziato a sviluppare un piano che era creare Wyatt. È un personaggio che durante Westworld viene nominato tantissime volte, fino a quando non si scopre chi è. Wyatt è interpretato dal personaggio di Dolores, che non farà nient'altro che fare ricreare meglio tutto il suicidio che Arnold aveva già fatto ai tempi. Questo sarà il grande piano del nostro Ford per fare la sua uscita di scena, nel momento in cui i finanziatori, appunto, come vi ho detto, di Westworld volevano farlo appunto fuori, perché secondo loro la storia di Ford era finita. Balla allucinante, tra l'altro, ma vabbè. Inoltre, attenzione, non si ferma qui il piano del nostro Ford, perché non si poteva lasciare andare a morire così, sapendo tutto quello che sapeva grazie al parco che lui aveva costruito. Infatti, intanto utilizza anche Bernard per far sì che la sua coscienza venga trasferita all'interno della culla, dove vengono custodite tutte le memorie dei residenti. Inoltre, attenzione, farà fare un'altra cosa molto importante a Bernard, cioè uccidere Teresa, l'amante di Bernard, come abbiamo visto fino ad un certo punto. Attenzione, perché abbiamo fatto uccidere questo personaggio? Semplicemente perché lei con Ale, un altro personaggio che verrà introdotto poi in un secondo momento, si stava cercando di rubare la quantità maggiore di dati possibile, prima appunto del pensionamento forzato del nostro Ford. Finalmente arriviamo al momento fatidico, dove il piano di Ford viene messo in atto, e infatti vediamo la morte effettiva del nostro Anthony nazionale, internazionale meglio, e da qui parte tutto il suo piano e i residenti finalmente cominciano ad avere la coscienza propria. Infatti cominciano ad avere le possibilità che fino a quel momento non avevano mai potuto avere, cioè uccidere gli ospiti. Durante la ribellione vediamo ovviamente anche il personaggio dell'uomo in nero, di William, che finalmente si rende conto
racconto sulla sua pelle che i residenti hanno preso coscienza di sé perché gli sparano addosso, e il tutto prende un pochettino più di gusto, se vogliamo, per il nostro William, che ormai vive all'interno del parco da una vita. Successivamente si metterà alla ricerca dell'oltrevalle, luogo fino a quel momento, diciamo, tra virgolette, un po' rimasto nell'ombra, ma importantissimo poi per la seconda stagione, sarà quello che muoverà, diciamo, tutti i personaggi. Intanto, durante il disastro, ci saranno due personaggi che faranno un po' più squadra, cioè Bernard e Hale, che si metteranno alla ricerca di Peter Abernathy, padre di Dolores, ricordiamoci, inoltre, nonché contenitore, se vogliamo, del personaggio di James Delos. Perché all'interno, appunto, del corpo di Peter Abernathy c'erano questi dati importantissimi del compratore del parco di Westworld, quindi i dati più importanti che potevano esserci all'interno del parco. Tralasciando ovviamente i fatti che accadranno subito dopo quello che vi ha appena detto il buon Beggi, perché sono una miriade e non serve saperli esattamente uno per uno, ma serve sapere che tutto questo sarà importante. Il ritrovamento di Abernathy, intendo, sarà importante perché poi permetterà l'arrivo dei soccorsi dall'esterno. Un fatto importante durante queste cose, mentre Hale continua a cercare Abernathy, è che Bernard, insieme ad Elsie, che si credeva morta alla fine della prima stagione, tenteranno di capire cosa realmente sta succedendo, perché ancora nessuno lo sa. Cioè, tutto quello che ha fatto Ford è ancora un mistero. Noi lo sappiamo perché in realtà all'epoca non lo sapevamo neanche bene tanto, perché tutto era ancora molto intricato, ma ora noi lo sappiamo. Ma all'epoca Bernard e Essie ancora non capivano cosa stesse effettivamente succedendo. Alla ricerca di indizi scoprono che tutto questo appunto è opera di Ford, e lo ritroveranno dopo una serie di ricerche all'interno della culla, perché lui, come sappiamo, si era fatto aiutare da Bernard a inserirsi all'interno proprio di questo server. All'interno di questo server Bernard scoprirà tutta la verità, scoprirà del fatto che è stato usato da Ford, verrà a sapere ogni cosa. Uscendo dalla culla, poco prima tra l'altro che Dolores la distrugga, perché nel frattempo, mentre Hale cercava Abernathy, mentre Dolores cercava Abernathy, perché in quanto suo padre, mentre Dolores allo stesso tempo cercava anche di uscire dal parco per conquistare il mondo, si sono ritrovati tutti alla mesa, e poco prima che Dolores distrugga la culla per non avere più una frusta, un gioco da parte dei loro creatori ed essere in parte liberi, Ford entra in Bernard e lo usa come contenitore, diciamo, oppure mi faccio portare a spasso da te. Contemporaneamente mille cose stanno succedendo all'interno del parco, e in particolare c'è William che viene ferito, viene catturato da Akichita e i suoi, stanno quasi per ucciderlo dovuto al fatto alle mille cose che gli ha fatto all'epoca. Arriva Emily che lo porta in salvo. Qui però la psiche di William è a un punto limite, al tal punto che arriverà a dubitare della realtà della sua stessa figlia. Infatti la accuserà di essere un robot, di essere un residente mandato da Ford per qualche sua macchinazione strana, e la uccide poco prima di capire che in realtà lei sapeva tutte quelle cose che sapeva, perché aveva trovato il suo vecchio hard disk con quello che dicevamo prima, contenente tutti i suoi fattacci. E quando lo scopre va ulteriormente fuori di testa, a tal punto che dubita persino della sua stessa realtà, e quindi crede di essere un residente. E mentre sta appunto cercando dei cavi nel proprio braccio per capire se effettivamente sia un residente o no, mannaggia a loro, non ci fanno capire di per sé se effettivamente sia così, ma arriva Dolores, lo blocca e lo costringerà a andare con lei per raggiungere la forgia. Letteralmente Dolores dice: io devo raggiungere la forgia, ma per raggiungerla ho bisogno di un mostro e quindi mi servi tu. Insieme arriveranno lì, troveranno anche Bernard, che nel frattempo era continuamente alla ricerca di indizi e aveva addirittura cancellato dalla propria mente Ford perché non voleva più essere sotto il suo gioco. Arriveranno tutti insieme lì per capire cosa dover fare di questo oltrevalle, cosa c'è di sotto questo parco. Entreranno tutti insieme nella forgia, o meglio solo Bernard e Dolores, perché Dolores, ipotizzando un tradimento di William, lo ha ferito grazie a un escamotage e rimarrà per ora un attimo lì in stand-by. Su William torniamo dopo. Invece Dolores e Bernard scendono nella forgia, scoprono tutto quello che è successo, entrano all'interno di un cloud,
dove è costruito un'intelligenza artificiale che aveva lo scopo di catalogare e di gestire tutte le memorie presenti all'interno della forgia degli ospiti, che giungerà alla conclusione che gli umani sono molto più semplici di quello che uno non credeva e che quindi era questa la motivazione degli sbagli, dei tentativi precedenti fatti con Jace Delos. All'interno di questo di questa forgia addirittura Dolores riuscirà a leggere un solo libro, ma dice che gli basterà perché quello è il libro combinazione di Ale. Dopo arriviamo anche a capire perché sarà così importante. Dopo aver letto questa cosa qui, escono dalla forgia e si ha un battibecco tra Dolores e Bernardo. Dolores pensa che questo oltrevalle, che adesso grazie all'intelligenza artificiale abbiamo scoperto essere un portale creato da Bernard e da Ford per permettere alle memorie dei residenti di essere libere, quindi di non essere più sotto il controllo degli umani, Dolores la vede come una nuova gabbia dorata. Quindi cosa succede? Si sente quasi di nuovo tradita doppiamente, e in questa sua euforia dell'essere Wyatt fino in fondo vuole distruggerla. Bernard non ci sta a perdere così tanti suoi simili e uccide Dolores. Durante tutti questi avvenimenti importanti all'esterno della forgia c'era Akishta che portava a compimento il suo scopo avvenuto durante tutti questi anni, ovvero portare tutti i residenti all'interno del sublime, all'interno di questo cloud, prigione dorata definita da Dolores. Tra questi residenti c'era anche la figlia di Maeve, infatti arriverà anche poi Maeve nel tentativo di proteggerla dalla squadra di Delos ed Ale, capeggiata da Ale, e da Clementine, che era stata resettata per poter riportare a loro i residenti che stavano scappando. Durante questo scontro alcuni riusciranno a entrare nel sublime, altri non ce la faranno, tra cui Maeve che si sacrificherà, ed è per questo che noi diciamo che tutti gli avvenimenti legati alla storyline di Maeve sono importanti, perché fanno accadere determinate cose, sono molto importanti, ma non necessarie ai fini di questo nostro riassunto, perché alla fine tutto portava ai fatti che vi abbiamo elencato fino ad ora. Dicevamo che fortunatamente Bernard riesce a impedire la distruzione di questo sublime e quindi permettiamo alla maggior parte, o comunque a una buona fetta di residenti, di entrare dentro questo oltrevalle. Quindi una volta che si è compiuto il fatto dell'apertura della porta e che Bernard ha salvato la situazione, che Ale ha recuperato quello che doveva recuperare, tutti insieme tornano alla mesa. Qui si avrà una discussione tra Bernard ed Elsie, in cui Bernard avverte del pericolo Elsie. Elsie pensa che in realtà sarà ancora parte di questa storia, ma qui ci sarà un colpo di scena. Ale ucciderà Elsie e questo fatto scatenerà in Bernard una reazione, ovviamente. La vedrà dall'esterno e si renderà conto che il discorso di Dolores contro gli esseri umani effettivamente era proprio vero e quindi aveva ragione. Al che dentro di lui nascerà il desiderio di ricreare una versione di Dolores. Infatti costruirà un corpo di un residente che è identico a quello di Ale e inserirà al suo interno Dolores, che alla fine ucciderà effettivamente Ale stessa, e quindi andrà lei al posto di Ale con la squadra di recupero in un secondo momento. E qui comincia un pezzo fighissimo, che è questo qua che vedete, perché è un intreccio fantastico tra il primo episodio e il decimo episodio della seconda stagione, ed è uno dei motivi oltretutto per cui abbiamo deciso di fare cronologicamente tutto questo discorso, perché se no non ci saremmo mai riusciti ad attaccare. Il primo episodio ci mostra un Bernard che si sveglia sulla spiaggia completamente in confusione e a quanto pare senza ricordarsi quasi nulla. Verrà poi spiegato in un secondo momento che in realtà Bernard, dopo aver fatto questo giochino di ricreare il corpo di Ale e inserire Dolores al suo interno, scombussolerà tutte le sue memorie per far sì che quando verrà trovato, appunto nel primo episodio della seconda stagione, non verranno a sapere tutto quanto è successo fino a quel momento. Come vi diceva Oda, un fatto importantissimo della nostra Dolores, che all'interno della forgia leggerà solo un libro, quello di Ale, questo spiega il motivo infatti per cui Bernard sceglierà proprio il corpo di Ale per la nostra Dolores. Idea geniale, una combo perfetta che farà sì che questo piano sboccerà, e infatti il nostro Bernard, la nostra Ale in versione Dolores e la squadra di recupero partirà nel loro viaggio di ovviamente ricerca, sempre ricordiamoci del core di Abernathy, che è la cosa più importante da recuperare.
nel loro cammino arriveranno finalmente all'interno della forgia di nuovo, e al suo interno la nostra Dolores, che fino a quel momento è stata perfetta nel interpretare il ruolo di Hale, ovviamente capirà che Bernard, dopo aver ucciso Dolores, ha messo al suo interno il core di Abernathy, quindi recupererà il core di Abernathy. Dopodiché c'è un passaggio importantissimo, perché Bernard riuscirà a rimettere insieme tutto quello che si era incasinato nella testa e si ricorderà addirittura che Hale al suo interno ha Dolores, e quindi il passaggio successivo, lo sterminio di tutta la squadra da parte di Dolores, e inoltre, ahimè, la morte del nostro Bernard di nuovo, sempre da parte di Dolores, perché in quel momento Dolores pensava che Bernard gli avrebbe solo messo i bastoni tra le ruote, quindi preferisce farlo fuori. La seconda chance che Bernard dà alla nostra Dolores ovviamente le farà anche un po' cambiare idea rispetto a quello che è il destino di questa gabbia dorata di cui ci ha parlato da prima. Infatti deciderà innanzitutto di non distruggerla, ma bensì di spedirla in un punto dove nessuno potrà mai più raggiungerla, quindi mettere finalmente le memorie dei residenti al sicuro, in modo che possano vivere la propria vita tranquilli e distaccati da noi esseri umani. E inoltre un po' di riscatto, anche se vogliamo, per la nostra Dolores. Inserirà all'interno del sublime anche Teddy, che dopo essersi suicidato, come ci ricordiamo dagli avvenimenti della serie, quindi darà anche una seconda opportunità al nostro Teddy, che non pare così felice alla fine quando viene inquadrato all'interno del sublime, perché si ritrova lì in solitaria, magari si voleva sentire un po' più in compagnia della nostra Dolores, ma ahimè comunque gli dà questa seconda possibilità. Viene spedito il sublime in maniera che nessuno potrà mai più rimettere le mani addosso. Inoltre la nostra Hale Dolores riparte dalla forgia con nella sua borsetta 5 core, che attualmente ancora non sappiamo a chi appartengono effettivamente. Sappiamo sicuramente quello di Bernard, perché una volta fatto questo passaggio c'è un altro incontro altrettanto importante, perché quando ritorna dalla squadra che era stata mandata dalla Delos, incontriamo un personaggio importante che è Stubbs, che in realtà è presente in tutta la storia, ma in questo momento succede un qualcosa di molto particolare, cioè che allo scanning della nostra Hale, uno, Dolores non viene assolutamente beccata da nessuno essere residente, e inoltre Stubbs ci conferma essere un residente anche egli. Perché la frase che dice è palese, il fatto che anche lui sia un residente, e quindi decide di lasciar passare Dolores, e quindi finalmente Dolores riesce a uscire dal parco, ma ci lascia con una serie di quesiti alla quale attualmente non abbiamo una risposta. Cioè, se Stubbs era un residente o robot, chiamatelo come preferite, quanti altri ne abbiamo intorno? Quanti altri effettivamente sono esseri umani e sono residenti, ma magari li prendiamo per esseri umani? Ci lascia parecchie domande. La prima su tutte è: perché questo dispositivo che utilizziamo per il riconoscimento non funziona su Bernard, Stubbs e Hale Dolores ovviamente? Quindi nascono una serie di domande alla quale purtroppo non abbiamo ancora una risposta. Comunque, come dicevo, la nostra Hale Dolores esce nel mondo reale con 5 core. Uno abbiamo capito essere quello di Bernard, il secondo sicuramente di Peter Abernathy, quindi di James Delos. Resta il dubbio degli altri 3, che ancora attualmente non abbiamo una risposta, ma comunque vediamo che all'esterno viene Dolores. Innanzitutto anche lì riesce a fare un'altra evoluzione, se vogliamo, perché capisce innanzitutto che da sola non può sopravvivere nel mondo esterno. Infatti ricrea Bernard, inserendo ovviamente il suo core al suo interno e facendolo ripartire, spiegandogli tutta questa bellissima situazione. Quindi inizierà un periodo di guerra atroce tra i due, già annunciata, e stiamo tornando ai soliti discorsi che tutto deve essere equilibrato. Anche la nostra Dolores stessa si rende conto. Il corpo di Hale residente, comunque vediamo anche sul finale della stagione, che è
abitato da qualche residente che ancora non abbiamo idea di chi possa essere. Quindi il passaggio successivo vediamo Dolores che finalmente partirà per la conquista del mondo reale. Beggy vi ha portato quindi a quella che è stata la prima puntata, ma in realtà anche l'ultima, perché come sappiamo Westworld è bravissima a mischiare le carte in tavola e per tutto il tempo ha mischiato presente e futuro come se fossi io che mangio le caramelle e quindi ci ha incasinato ben bene il cervello. Speriamo che questo riassunto sia riuscito un po' a districare i nodi all'interno dei vostri ricordi e a darvi un'idea più chiara e per essere anche più pronti all'arrivo della terza stagione. Ci ha lasciato ancora qualche dubbio, lo sappiamo, perché cioè, la serie ha voluto così. Per i più attenti ci manca un ultimo passaggio. La serie si chiude con una scena post credit, perché se siete stati attenti anche durante questo riassunto vi ho detto che quando William è stato ferito davanti alla forgia ne avremo ancora parlato, e infatti dopo i titoli post credit vediamo William scendere all'interno della forgia, come ci avevano già fatto credere nell'ultimo episodio, che poi alla fine non si è verificata. Questa scena si verifica dopo i titoli di coda, perché appunto vediamo finalmente William scendere all'interno della forgia, ma quando le porte dell'ascensore si aprono vediamo una forgia completamente devastata. E non solo, la parte più importante è che William viene accolto da Emily. Chiaramente pensiamo ormai in versione residente, perché è stata, da quello che sappiamo, uccisa il suo corpo fisico nel parco proprio dal padre stesso. Quindi questo è un futuro ignoto, non sappiamo quanto tempo è passato, ma sappiamo che William in questa versione di questa scena è un residente. Quindi la vera domanda è: da quanto lo è? Lo era già quando era impazzito nel parco e si era maciullato il braccio? Lo è diventato dopo? Perché comunque quando viene il salvataggio di chi era nel parco è passato anche lui allo scanner, ma ormai sappiamo che in realtà non serve molto questo scanner, perché altri residenti l'hanno passato indenni. Quindi lo era già lì? Lo è diventato dopo? Ma soprattutto, perché una versione residente di Emily in un futuro ignoto sta testando William? Questa è volutamente una bastardata che ci ha lasciato in eredità l'ultimo episodio per farci venire l'acquolina in bocca per la terza stagione che si è fatta attendere, ma che finalmente sta arrivando. E con Oda chiudiamo il riassunto che abbiamo pensato di proporvi, sperando ovviamente che vi possa essere utile, come vi diceva, per mettere un po' le idee al loro posto e prepararci per l'arrivo della terza stagione. Ragazzi, siamo eccitati ovviamente, perché assolutamente sì, è un prodotto abbastanza di nicchia, anche se vogliamo, perché va un pochettino seguito. Però ragazzi, nel tempo ha acquisito un discreto pubblico, è entrato nel nostro cuore. Soprattutto ci sono rimaste delle domande: Ford sarà soprattutto sparito? Maeve tornerà? Chissà, ci sono, è morto davvero? Chissà se tornerà solo in flashback, se tornerà davvero. Ci sono un sacco di domande che ci aspettano. Aaron Paul che si è aggiunto al cast, tante piccole cose che aggiungono valore a quello che già era la nostra attesa per la terza stagione. Come dicevamo, arriverà molto presto e non vediamo l'ora poi di afferrarla. Quindi non ci resta che chiedervi ovviamente che cosa ne pensate. Vi abbiamo dato una mano, abbiamo dimenticato qualcosa, tutto quello che vi passa per la testa, ragazzi, dopo il riassuntone di Westworld, qui sotto nei commenti potete assolutamente scriverci, noi saremo felici di rispondervi. Assolutamente sì, così almeno possiamo integrare, aiutare ancora di più se possiamo. E non dimenticatevi, ragazzi, se non l'avete ancora fatto, la cosa più importante di tutti come al solito è l'iscrizione al canale. Come sempre, ragazzi, in descrizione troverete i link che vi porteranno ai nostri canali social, ai quali vi invito ad iscrivervi per poter seguire tutto quello che facciamo. A me non resta che darvi appuntamento alla terza stagione di Westworld, ancora di più ora dopo questo riassunto, ma naturalmente al prossimo video, sempre qui su We Have Seen. Un saluto da Voda e un saluto da Beggy.